Buonasera a tutti, siamo con Franco Alimboni, una delle colonne degli Arcini, che questa sera ci ha fatto un grossissimo regalo. Grazie a una sua importante relazione, per la prima volta gli Arcini correranno la Maratona di Firenze con una canotta sponsorizzata da Dermovitamina. Puoi dirci qualcosa su questo sponsor? Sì, Dermovitamina è un marchio nazionale, un brand di prodotti per la cura di piccole patologie della pelle. Nel caso specifico, Dermovitamina Firmocare è un gel che previene lo sfregamento, quindi particolarmente indicato per chi fa sport, i runner, per alcune zone del corpo, dei piedi, le ascelle, interno cosce e così via. Il proprietario è una persona molto sportiva che ha corso con noi il trail e quindi volentieri ha dato una mano. Quindi grazie a Dermovitamina che ci ha fatto dono di queste bellissime canotte, ma entriamo nel merito della maratona di Firenze che si correrà appunto il 30 novembre, quindi siamo già in prima maratona. Franco Alimboni ha corso la maratona di Firenze per 5 volte e detiene con Adriano Ravera il record delle maratone corse in un anno. Che sensazioni hai avuto per la prima volta che hai corso Firenze? Comincio dalla fine. Alla fine piangevo come un bambino, perché sono andato anche con poco allenamento purtroppo, sono riuscito ad arrivare in fondo, stringendo i denti, anche camminando in parte, lo ammetto, perché non ero allenato benissimo. Una sensazione bellissima, è una città fantastica, una corsa organizzata splendidamente con un bellissimo percorso. Quindi è stata la mia prima maratona, al momento anche l'ultima, ma spero non sarà per sempre l'ultima, 5 anni di seguito e continuerò a farla finché posso. Ecco, Franco Alimboni questa sera ci ha tenuto una, tra virgolette, bellissima, interessante lezione sull'alimentazione del maratonista e quindi soprattutto in prospettiva della Maratona di Firenze. Vuoi riassumere, diciamo, per tutti gli sportivi quali sono, diciamo, le principali regole di alimentazione che deve avere un atleta prima della maratona e soprattutto di una maratona così importante come Firenze? Sì, in due parole non è facilissimo naturalmente, però cerchiamo di riassumere quello che abbiamo detto questa sera. Allora, sicuramente ci vogliono cibi leggeri, cibi light, e bisogna aumentare l'assunzione di carboidrati. I carboidrati sono pane, pasta, patate, cereali integrali e così via, in maniera regolare nei giorni prima, soprattutto negli ultimi 3 giorni, quindi la sera prima un pasto non carneo, ma un pasto di carboidrati. La colazione pre-gara è importantissima. Non le proteine, perlomeno se non siamo abituati, certamente non le proteine, ma cibi semplici, ricchi di carboidrati, il pane, un po' di marmellata, delle fette biscottate, qualche biscotto secco, del tè, del caffè d'orzo, la banana, ecco, attenzione a frutti che non conosciamo, ma la banana potrebbe andare bene, si può mangiare dell'uvetta, direi no alla frutta secca a guscio subito prima della partenza, dopo può avere tutto un'altra. E poi tu ci hai detto stasera una cosa molto importante: durante la gara ogni 10 km di prendere comunque un gel o comunque un... Un suggerimento importante, poi la risposta è sempre soggettiva per ogni runner, ma per runner medi, per amatori, si suggerisce circa ogni ora l'integrazione con carboidrati facilmente assimilabili, quindi o liquidi o gel, che sono più pratici anche da portarsi dietro, circa ogni ora. Invece dopo la gara hai detto che ovviamente bisogna diciamo introdurre soprattutto dei carboidrati. Bravissimo, quindi Manuel è stato attento. Allora, nella prima mezz'ora di straordinaria importanza il recupero dei carboidrati. Secondo i dati più recenti, il classico recovery meal, quindi il pasto immediatamente da reintegro dopo gara, pasto per modo di dire, light, deve comprendere anche un po' di proteine. Allora, uno dei suggerimenti potrebbe essere di utilizzare del latte o una bevanda di soia che contiene comunque qualche proteina, o della frutta secca a guscio, mandorle, noci, nocciole, perché contengono una percentuale di proteine, assieme a degli zuccheri, anche zuccheri semplici, che aiutano il recupero del glucosio. E poi la sera, se non ricordo male, una bella bistecca. E poi a distanza di 4 ore circa, una bella integrazione proteica, questo sì, può essere la bistecca, può essere
esempio un buon formaggio come il parmigiano per chi non ama la carne, in tutti i casi cibi proteici ricchi di aminoacidi ramificati che combattono il dolore muscolare tardivo, quello che si sente tipicamente dopo qualche ora, anche 24-48 ore dopo una corsa così. Benissimo, e con questi preziosissimi consigli del nostro arcigno dottor Franco Aliboni, ricordiamo recordman di Maratone di Firenze, vi salutiamo e forza! Forza Arcigni! Forza Arcigni! Ciao! Ciao! Ma non è che ci vengono bene! Ok.